Benvenuti all'ennesima puntata di Supermercati che? Passione. Sempre meglio. Oggi siamo qui al Lidl di Corso Brunelleschi a Torino. Sì. Facciamo finta, in verità siamo di Torino ma facciamo l'internazionale. Facciamo i cosmopoliti. Esatto, anche perché io non sono di questa zona, per cui non... È vero, non è vero. Con le zone rosse siamo tornati indietro, cioè i quartieri sono diventati un luogo da scoprire. Esatto. Siamo qui al Lidl, abbiamo... Abbiamo preso delle patatine che sembrano ottime al tartufo. Deluxe patatina al tartufo. Per cui sembra top. Apriamo le patatine per prima. Patatina al tartufo. Patatina al tartufo, vai, prova prima tu. Che tu sei l'uomo di cui io mi fido. Però, però non è così invadente in bocca, no? No, però si sente. Come aperitivo, buono. Nel senso, fa veramente scena. Oppure per assurdo, uno si fa un panino, ne mette alcune in mezzo, la nota croccante. Sì. Veramente buona. Allora, apriamo prima prima tonno e uova. Prendo questo perché magari così si vede anche... Morbido al tatto. Non capiamo come mai il tonno sia posto solo al centro del tramezzino. Sì, infatti era la stessa cosa che mi stavo chiedendo io. Non è male, però magari il tonno era troppo stopposo, però uno si aspetta tonno in ogni dove. Sì. Invece e in ogni quando? O l'uovo, l'uovo o qualcosa. Sì. Non lo comprerei. Un po' vuoto. Non capiamo questo poco tonno. Attendiamo risposte perché noi le chiederemo per i tramezzini. Esatto. Ora passiamo al pollo e bacon. Bello. Un passo uno dovrà pur farlo. Ora veniamo al tramezzino pollo e bacon. Ok. Secondo me anche perché c'è il pane integrale che dà un po' più di gusto. Diciamo che toglie un po' di grasso, perché comunque pollo e bacon, questo dà idea di essere un po' più... Sì, un po' più... Neanche questo onestamente. Meglio dell'altro, però abbiamo... Sì, però... Abbiamo preso anche gusti difficili però stavolta, dai. Questo è vero. Siamo andati un po'... Un po' sul complicato. Sì, paradossalmente tonno e uovo avranno dei problemi anche di stoccaggio. Forse non posso metterne un chilo di uova per salmonelle. Però comunque, questo qui non è malaccio. Però sceglierei altro, forse. Sì. Il bacon comunque è tipo prosciutto cotto. Un po' più saporito. Sembra quasi prosciutto di Praga. Non di Parma. Sembra quasi Praga. Dopo il tramezzino ci sta a bere un po' di acqua frizzante. Dalla Lidl abbiamo preso l'acqua aspetta che sono scoppia. Santa Vittoria. Ah no, della Saguaro. Saguaro. Sì. Vediamo com'è. Come gusto è delicato, sembra quasi acqua di sorgente, cioè un molto molto buona anche come gas in bocca. Ce n'è bolle ma non è aggressiva. Mi piace, vi sembra strano, ma l'acqua frizzante va gustata. Vero. Buona, vero? Buona. Sì, approvata questa invece. Sa quasi di acqua di sorgente, sai, un sì, po' sì. Di... È buona. Sì, buona. Bene, dopo questa recensione vi salutiamo da Supermercati che... Passione. Alla prossima puntata. Ciao.